Allora, il numero uno, i primi numeri di, vediamo le copertine, di 12 numeri del 63, 63, 62, poi un anno dopo è uscito sempre il numero uno, se non sbaglio, due varianti differenti, uno disegnato dal disegnatore famosissimo, scomparso, non si sa che fine ha fatto, c'è cioè una mezza leggenda metropolitana di quest'autore. Insomma, poi andatevi a vedere la storia di Diabolik, non sono io qua a farvela. E poi è uscita una variante, mi sembra un anno dopo, 2 anni, c'erano le varianti già all'epoca. Anzi, mi sto sbagliando, forse questa era l'originale, poi dopo un anno è uscita questa che è la variante disegnata da qualcun altro. Vediamo il numero 1 invece di quest'anno, vedete, naturalmente come tipografia c'è cioè una qualità incredibile, le copertine di Diabolik si distinguono soprattutto per questo, sono stupende. A guardarle, cioè, 3 euro gliele spendi solo per le copertine, però naturalmente della numero 1 questa è bellissima, è molto rappresentativa, forse la più conosciuta, ecco. Passiamo al numero 2 molto velocemente, vedete? C'è niente a che vedere, questo è il numero 2 di quest'anno, fantastico, forse per 50 anni, cos'era? Ah, per il 900° episodio, come potete vedere, hanno fatto questa copertina, non dico particolare, ma di più, molto belle, ecco. Quello che vi dicevo delle copertine, delle varie, invece di farci le sovraccoperte, ci possono già fare tranquillamente subito le copertine in questo modo. Per un brossurato basta e avanza, ecco. Magari risparmiano anche loro. Vabbè, andiamo avanti. Bruttarella quella, questa vecchia, però naturalmente hanno queste qua, un loro fascino particolare. Andiamo con il numero 3, perché ancora il numero 2? Un numero 2 probabilmente, un'altra ristampa. Numero 3, che è questa, sono queste, vedete la differenza? Cioè, diciamo che non c'è paragone, poi magari il super amatore mi dirà cosa stai dicendo, quelle di una volta sono più belle, certo, come i 100 primi di Alan Ford. Noi boomer siamo veramente una cosa incredibile, cioè vediamo solo così, non ragioniamo quando amiamo una cosa, cioè rischiamo il dislike solo per aver detto questo fumetto, questa è bellissima, questa è bella. Vabbè, andiamo avanti. Questo è il numero 4. Qua troviamo sempre di questa forse è una delle migliori di quest'anno, guardate che bella. Mamma mia, questa è magnifica, ragazzi. Cioè, non possiamo metterla a paragone con questo, lo capite, vero? Cioè, avanti. Numero 5. Numero 5, vedete, questo è abbastanza anomala. Molto spesso, no? Vedete qua, c'è il Diabolik che sembra quasi col capoccione. Non ho notato questa cosa. Vabbè, tipo uno stile dell'epoca, ripeto, non è cambiato molto. Naturalmente i disegni si sono adattati ai giorni nostri, però rimangono molto statici. Una volta e anche adesso non è cambiato molto, anche come concezione. Forse è diventato un po' più buono, ecco, il Diabolik, rispetto a prima, però siamo lì. Numero 6, mi ero promesso di farvi vedere tutte le 12 copertine di quelle vecchie del passato, le prime 12 del passato, anche questa abbastanza anomala, tutte e due, ok. Questa è l'altra, quasi simile direi, mi sembrano quasi simili, insomma, come avvicinamento del Diabolik. Questo è il 7, passiamo all'8. Anche qui c'è qualcuno che spara dietro e anche qui si ripete, però vedete la semplicità di una volta, no? Ci sta naturalmente. Poi andiamo a scegliere anche la copertina più bella, dai.
Allora, questa è la 9. Ecco qua, forse questa super, lo supera. La prima naturalmente molto bella, quindi però questa io direi che è già molto più elaborata rispetto a Solteo, quindi la preferisco a questa, ad esempio, no? Poi andiamo con il numero 10. L'impiccato è prossimo alla fine. Ok? Anche queste due abbastanza anomale. Vi voglio far vedere il retro. Come sapete, c'è sempre il protagonista. Guardate che stupenda questa. Insomma, niente da che vedere, però comunque queste sono delle bellissime anastatiche. Mi è piaciuto veramente averle e farle. Non conoscevo neanche il personaggio, quindi. Ok, Trappola Infernale, quella vecchia, e questa tutto ha una fine, che comprendeva la trilogia. A me è piaciuto questa trilogia, ripeto, niente di che, però si è lasciato leggere. Ok, e poi naturalmente l'ultima, anche questa è una gran bella copertina, mi piace tantissimo, devo ancora leggerlo, e questo è il 12 del Diabolik dell'anno, vediamo un attimino, 63, ok, questo è l'ultimo del 2022. Ok, andiamo a dire quale è la più bella del 2022. Ve lo dico subito e andiamo a scegliere invece la copertina di quelle vecchie, ecco, no? Quindi io direi, insomma, ragazzi, direi nettamente questa, la prima in assoluto, la più bella. C'era anche l'altra che avevo fatto vedere con il treno in corsa, ma questa è la, a mio avviso, la migliore dei primi Diabolik, del primo e di quest'annata, questa l'abbiamo già detto prima, ok?